Io a ringraziare Massimo Baldi e voi tutti. Massimo Baldi è un caro amico, ma è un caro amico che è diventato tale per una congiunzione culturale, perché noi ci siamo conosciuti in ambito culturale. E lui è un grande giornalista, abbiamo condiviso alcuni approfondimenti, alcune esperienze. E io di buon grado metto a disposizione in modo molto come occasione dialettica, quindi a me piacerebbe poi se si sviluppasse anche un po' qualche domanda, qualche quesito, alcune delle cose e alcuni degli eventi sui quali e per i quali abbiamo lavorato in questi anni. Ha detto bene Baldi, nel 95 abbiamo fondato, sono tra i soci fondatori dell'Associazione Italia-Austria, perché nel 95, se qualcuno si ricorda, io ero ancora giovanotto, ma insomma viene superato uno dei vincoli a conseguenza della Seconda Guerra Mondiale, cioè che l'Austria non poteva far parte delle organizzazioni internazionali in cui c'era la Germania. Si supera questa cosa e si avvicina il processo di integrazione dell'Austria nell'Unione Europea. A quel punto lì un gruppo di persone abbiamo deciso di lavorare in questa direzione. La serata di oggi, l'incontro di oggi, mi piacerebbe fosse appunto l'occasione per scambiarci qualche opinione. Da parte mia cercherò di riportarvi alcuni personaggi straordinariamente importanti nati in Trentino. E questo lo dico con una certa affettività. La nostra terra ha la fortuna, il merito di aver espresso personalità nelle varie discipline, qualcuna adesso ne abbiamo individuato 5, ma vi assicuro che si potrebbe andare avanti, di assoluto rilievo. Queste personalità, c'è qua con me l'avvocato De Florian, che è stato uno dei relatori in uno degli incontri a Vienna, queste personalità sono tutte di riconosciuta fama, tutte personalità che per meriti diversi hanno fatto cose non comuni. E io credo che questo debba essere motivo di legittima soddisfazione. Userei anche il termine intelligentemente di orgoglio, che non è la presunzione, l'orgoglio è la consapevolezza di avere tra le proprie radici delle personalità che hanno espresso delle eccellenze, le chiameremo oggi, no? Oggi si usa il termine eccellenza. E allora cominciamo a riflettere un pochino su una personalità, l'ultima in termini temporali che abbiamo, sulla quale abbiamo lavorato, che è Carlo Antonio Martini, perché è proprio di questi giorni, siamo tornati da Vienna pochi giorni fa, e vi posso dire che su questa personalità insomma, molti sono gli aspetti straordinari. Ben inteso, recupero e sottolineo il passaggio che ha fatto Massimo. Già da queste personalità si vede che non è episodico il fatto che ci siano persone nate in Trentino, quindi nel Tirolo di lingua italiana, quindi e qua si apre il dibattito cos'è la cultura italiana, non la cultura italiana intesa come nazione italiana, perché se parliamo di Martini è nel Settecento, evidentemente non c'era stata l'unità d'Italia, diciamo in quell'epoca, ma lui nasce nella nostra comunità parlando prima di tutto l'italiano. E se andiamo a vedere questo fatto, vediamo che la manifestazione di queste personalità non è episodica in un momento, certo ci sono dei momenti magari in cui si accentuano, ma noi abbiamo grandi personalità, ne vedremo qualcuna che come dire, è stata a cavallo fino a metà del secolo scorso, personalità dell'Ottocento, personalità del Seicento e potremo andare avanti. Quindi vuol dire che questa terra, per ragioni diverse, ha saputo esprimere personalità che hanno trovato un riconoscimento che oggi noi chiameremo ampiamente sovranazionale. Martini. Allora, Martini
nasce a Revaux, in Val di Non, nasce nel 1726 e muore nel 1800. Questo diamoci un riferimento temporale. Tante sono le cose che si possono dire di Martini. Qualche sollecitazione sull'attualità del Martini le si possono fare. Vi do un elemento di riflessione. Chi ha lavorato nel mondo della scuola, vedo un caro amico, sicuramente ha avuto modo o nella formazione di almeno discorso di conoscere questa persona. Ma Martini, noi spesso parliamo della riforma scolastica dell'impero austriaco, austro-ungarico, eccetera, la riforma cosiddetta di Elisabetta, no? Allora, di Maria Teresa, scusate, chiedo scusa, lapsus. Ecco, la riforma che ha portato 250 anni fa, perché è del 1774, l'obbligatorietà della scuola, quindi la riforma di 250 anni fa, in cui tutto l'impero sostanzialmente acquisiva un sistema scolastico e un'obbligatorietà, no? Tutti i ragazzi dovevano andare a scuola di ogni regione, censo, lingua o religione, questo nel 1774. Beh, questa riforma, la riforma diciamo così scolastica universitaria, il pensiero di questa riforma, gran parte del pensiero di questa riforma è il Martini. Il Martini è stato così, come dire, pregnante, significativo, importante in questa operazione, che oltre a essere un grande giurista, oltre a essere un funzionario, un alto funzionario, lui non è stato solo un giurista nei termini dell'elaborazione giuridica, cioè non ha scritto solo norme, presto il codice austriaco ancora vigente, in gran parte è il codice civile che viene da Carlo Antonio Martini, ma lui non ha fatto solo questo, lui si preoccupava anche dell'applicazione. Oggi si chiamano mandarini, oggi si chiamano alti funzionari, abbiamo tante terminologie. Però il Martini dell'epoca non solo si preoccupava della elaborazione normativa, ma anche dell'applicazione. Beh, per capire cosa è stata la riforma scolastica e dell'università, basta guardare, tornando all'attualità, i dati dei primi 900 del secolo scorso. Se andate a vedere, se andiamo a vedere alla fine della prima guerra mondiale, i dati cioè quante persone erano analfabeti, l'analfabetismo in Trentino Alto Adige, o solo nel Veneto, che era stato fino a 50 anni prima, insomma, nell'impero, vedete che in Trentino c'era una stima del 2, forse il 3% in qualche area di analfabeti, in Veneto molto di più, in Italia addirittura c'erano regioni con il 50-60% di analfabeti. Gli economisti reputano che il vero punto, forse il più forte elemento importante delle regioni, come dire, annesse al Regno d'Italia, nel confronto con gli altri, il primo punto importante era proprio questo substrato formativo, cioè questi sapevano scrivere, far di conto, riuscivano a leggere la posta, a far di conto vuol dire far di conto quella che noi oggi chiamiamo l'economia domestica, no? Adesso c'è non so se avete visto, c'è una ripresa della conoscenza, dell'istruire le persone nella cosiddetta economia, cioè nella gestione del quotidiano sostanzialmente, nel far di conto tutti i giorni sostanzialmente. Beh, queste cose all'epoca, in questo ambiente, in questo mondo, erano acquisite e riconosciute. Beh, sul Martini, per dare un flash per altre sensibilità, per i giuristi puri, c'è una battuta che riassume, come dire, la statura di Carlo Antonio Martini. A un certo punto Leopoldo II, che prima, come dire,
di cui Martini è stato precettore, quando diventa imperatore deve recarsi per ragioni istituzionali dalla zarina e si presentano le delegazioni di solito. Nel presentare la delegazione l'imperatore dice c'è con me Carlo Antonio Martini e questo è tutto il mio consiglio giuridico. Cioè, questo è tutto il mio consiglio giuridico, sta a significare che per l'imperatore il ruolo, come dire, la capacità elaborativa, il sostegno, le indicazioni, insomma, il Martini, questo era il Martini. Ecco, capite di che tipo di personalità stiamo parlando. Se andiamo su un altro versante che è anche di grande attualità, che è la tutela che oggi noi ci interroghiamo spesso e vediamo con quanta difficoltà si riesca e a volte non si riesca a rispettare, a tutelare gli elementi, diciamo così, i diritti elementari della persona, no? La tutela fisica, no? Ricordo che fu proprio Leopoldo II rimuovere la pena di morte per primo in Italia, quando questo fatto non può essere disgiunto dai dettami culturali che Martini ha condotto nella sua educazione. Voi capite che per dare un'idea della considerazione del rapporto tra la grande Maria Teresa, che molto, insomma, credo che tutti riconoscano dei meriti alla quale tutti riconoscono dei meriti, e Martini, basta dire che lei ha affidato i propri figli e ha messo Martini in precettore dei propri figli, formandoli nel diritto, nella politica e negli orientamenti. Quindi questo dà l'idea all'epoca di cosa fosse Carlo Antonio Martini. Si potrebbe andare avanti con tantissime altre cose, con tantissimi altri elementi, mi permetto di dire due fatti. Ora, uno degli elementi importanti, e questo lo vedremo anche con un altro personaggio, è che in un impero plurilingue non è, come dire, emergere nella capitale vuol dire veramente essere di grande valore. Beh, chi ha l'occasione di passare per Vienna e va a vedere la statua di Maria Teresa, noi l'abbiamo vista una volta insieme qualche anno fa, vede che dietro c'è il busto di Carlo Antonio Martini. Ora, questa rappresentazione artistica è una forte rappresentazione culturale, è una grande manifestazione del legame che c'erano tra le due personalità, e basta questo per dire di quanto fosse importante e grande. Gli storici non mancano giustamente di notare che nel Settecento c'è stato un momento sia il sindaco che l'arcivescovo di Vienna provenivano dal Trentino, e qua non voglio dilungarmi perché andremo su altre cose, ma questo per dire che nel Settecento, e una grande persona, se noi andiamo a studiare il Settecento italiano, abbiamo una grande personalità come il Martini. Ora, che cos'è il Martini oggi? Ma l'attualità del Martini, pensiamo a alcune cose. Tra le cose che ha fatto, lui nasce in Trentino, comincia a studiare a Trento, completa ovviamente gli studi nell'area di lingua tedesca, diventa docente all'università occupandosi di materie diverse con grande competenza, rifà il codice, l'abbiamo già detto, il codice austriaco oggi in gran parte deriva da quello del Carlo Antonio Martini, è importante
fondamentale della riforma scolastica e della riforma universitaria, dà un contributo molto importante nell'orientamento, ripeto, nell'orientamento della, giuridico e anche politico, perché l'applicazione e le priorità che si danno alle norme è un orientamento inevitabilmente politico. La pena di morte, se la si toglie, è una scelta significativa da un punto di vista della cultura.